stiamo allestendo una squadra prefissandoci l'unico obiettivo di stagione, che è quello di salvarci in totale tranquillità, cercando di far bene o di far come l'anno scorso. L'esperienza della prima stagione da matricola in eccellenza è fresca e ha insegnato che l'equilibrio è fondamentale nel rendimento e negli investimenti. Sarà questa la parola chiave dell'Audace Barletta 2020-2021, lo ammette il direttore sportivo Nico Gianluisi ai microfoni di Calcio Market. Il punto di ripartenza sarà la scorsa annata, conclusa al momento del lockdown con una tranquilla salvezza, frutto dell'avvio a marce alte e di un inverno complicato. Sarà un campionato impegnativo, perché tutte le squadre si stanno attrezzando nel miglior modo possibile. Il problema è che effettivamente non sappiamo l'evolversi di questo campionato, non sappiamo se sarà a 18, a 20, a 12 squadre, quindi è difficile un po' fare dei calcoli, quindi fare anche un mercato dettagliato. Il punto di ripartenza sarà Beppe Iannone in panchina, mentre l'organico sarà rivoluzionato e vedrà poche conferme. Affari definiti sono quelli riguardanti i portieri Cilli e Savut, ma tante sono le trattative in corso negli altri reparti. La riconferma di Beppe Iannone era quasi scontata, perché l'anno scorso ha fatto veramente bene e poi è comunque l'anima di questa Audace Barletta. Per quanto riguarda i nomi, ci sono quelli giusti. Abbiamo in porta Daniel Savut e Marco Cilli. Poi siamo molto interessati ai centrocampisti, sia Cannito che Cordisco, anche se su quest'ultimo, diciamo, c'è parecchia concorrenza perché è un giocatore ambito. Davanti abbiamo avuto contatti sia con Andrea Ciriolo, sia con D'Introno e anche con Marco Vitale. Prima i senior, poi l'allargamento del parco under, fondamentale per chi deve reperire le risorse del futuro in casa. Le idee, ammette Gianluisi, non mancano. Lanceremo alcuni della Juniores dell'anno scorso. In più abbiamo comunque un accordo con Dettoli, ex Castellana. Poi abbiamo Dixon, che è un ragazzo svedese dalle buone prospettive. La riconferma di Andy, l'anno scorso ha fatto benissimo. Crudo, un 2002, esterno destro basso, che comunque ha ben figurato l'anno scorso nella Beretti. Ora stiamo cercando una punta anche under, e saremmo interessati a Potenza, un 2002, l'anno scorso a Fasano. Oculatezza, ma anche la possibilità di vedere una spesa extra budget di qui a fine trattative. Le porte, in tal senso, non sono chiuse in casa Audace. Possiamo forse mettere una ciliegina sulla torta, ma non possiamo, diciamo, metterne più di una.